Nel programma energetico del Movimento 5 Stelle c'è il progressivo abbandono dei combustibili fossili in favore di altre forme di energia più sostenibili, le forme di energia rinnovabili. Sappiamo che una quantità enorme di energia viene consumata sia per i trasporti che per l'agricoltura ed è il momento di capire come i singoli cittadini possano intervenire, come le politiche individuali possano consentire una progressiva transizione dalle forme energetiche convenzionali alle nuove forme energetiche rinnovabili e sostenibili. Che cosa può fare ognuno di noi per favorire questa transizione? La prima osservazione è che non saremmo i pionieri di questa conversione. Già nel nord Europa, in Norvegia e in Olanda, è stato intrapreso l'iter parlamentare per la messa al bando dei veicoli che sono alimentati dalle fonti tradizionali, cioè veicoli a benzina e diesel. Quindi significa che è possibile, ce la si può fare. Non è un obiettivo velleitario, non è un'utopia, è a portata di mano. Ed è un obiettivo che dobbiamo riuscire a centrare tanto più rapidamente possibile. È notizia di qualche giorno fa che l'ente preposto alla sorveglianza del pianeta e del clima ha sentenziato che nel 2015 abbiamo raggiunto e superato la soglia critica di concentrazione di anidride carbonica in atmosfera. Sono le cosiddette 400 parti per milione. 400 parti per milione possono sembrare poche, ma in realtà innescano un processo che si chiama effetto serra, che sta producendo gli sconvolgimenti climatici a cui assistiamo. Il 2016 sarà l'anno più caldo della storia, cioè da quando, dal 1880, si è cominciato a registrare con dei metodi scientifici la temperatura del pianeta. E non è un caso isolato, come alcuni sostengono, perché ben 9 dei 16 anni del XXI secolo sono stati i più caldi della storia. Che cos'è l'effetto serra? Perché è così urgente cambiare la forma di produzione di energia? L'effetto serra noi in realtà lo sperimentiamo spesso pur non sapendolo. Se parcheggiamo l'auto in una giornata invernale che sia fredda ma assolata, quando ritorneremo dentro all'auto sentiremo un bel caldo. Quello è l'effetto serra. Quello che è successo è che i raggi del sole sono penetrati attraverso il parabrezza e attraverso i finestrini, hanno scaldato la tappezzeria dell'abitacolo e il calore che si è prodotto non è riuscito più a sfuggire dall'interno dell'abitacolo. Ecco, quello è l'effetto serra. La stessa cosa avviene su scala planetaria. Nella combustione delle materie fossili, dicevo prima, petrolio e i suoi derivati, benzina e gasolio, e carbone stesso, ma anche in misura minore i gas naturali come il GPL, come il metano, si produce un gas che è chiamato anidride carbonica o propriamente biossido di carbonio. Talvolta viene citato come CO2. Ebbene, il CO2 svolge la stessa funzione in atmosfera che ha il parabrezza per la macchina. Crea uno strato all'interno dell'atmosfera attraverso il quale i raggi del sole possono penetrare, arrivano a terra, si convertono in calore, ma non consentono più a questo calore di sfuggire verso lo spazio esterno. E quindi il calore insiste al suolo ed innesca una serie di processi che stanno diventando sempre più violenti. Abbiamo visto che alle nostre latitudini si stanno verificando delle condizioni estreme, abbiamo assistito a delle trombe d'aria, stiamo assistendo sempre più frequentemente a delle alluvioni. Perché questo? Perché i fenomeni estremi hanno proprio questa caratteristica di andare da un estremo all'altro. Un periodo di grande siccità viene seguito da un periodo di piogge torrenziali, perché ovviamente l'umidità che si è accumulata a causa dell'evaporazione in atmosfera tenderà a riprecipitare in forma rovinosa e quindi ecco le tante alluvioni. Se a questo uniamo anche la nostra fragilità, la vulnerabilità del nostro territorio a causa del dissesto idrogeologico, ecco che abbiamo che in Italia la situazione può diventare particolarmente critica. Qual è il modo per evitare tutto questo? Evitarlo completamente non è possibile, possiamo ridurne gli effetti.
primo tra tutte, visto che i trasporti sono una delle tre voci principali, la mobilità elettrica, la conversione all'auto elettrica. L'auto elettrica costa ancora tanto, sicuramente, ma solo per il fatto che non c'è una produzione industriale abbastanza sostenuta, altrimenti una volta innescata l'economia di scala, il prezzo dell'auto elettrica scenderebbe e gli analisti e gli esperti ci dicono che sarebbe confrontabile, se non addirittura più economica, rispetto all'auto convenzionale. Ovviamente bisogna creare una rete di infrastrutture, di colonnine di ricarica elettrica e di generazione di quell'elettricità in forma rinnovabile. La mobilità elettrica non è un vezzo, non è un capriccio, è l'ultimo tassello di un quadro complessivo, di un mosaico complessivo. Immaginiamo una catena, una filiera, energia rinnovabile prodotta da fonti pulite e utilizzazione altrettanto pulita attraverso mezzi elettrici dell'energia prodotta. Vedete? Attraverso questa filiera, questa catena, non c'è spreco e non c'è inquinamento dell'ambiente. Nel 2013 l'ente europeo preposto alla sorveglianza della situazione ambientale e della salute dei cittadini ci ha detto che in Italia ci sono state oltre 50.000 morti dovute a patologie legate all'inalazione delle polveri sottili. Quindi nei centri urbani è la prima causa di mortalità. Le cose da fare sono individualmente cercare di prendere coscienza che è necessario ridurre l'uso di energia tanto quanto possibile, magari affidarsi al trasporto pubblico piuttosto che al trasporto privato e per chi è nelle condizioni di farlo passare alla mobilità elettrica, ma soprattutto premere fortemente su tutti quanti coloro che hanno nelle proprie mani il potere di decidere di questa conversione energetica che passa attraverso la politica, ad intraprendere rapidamente una strada che ci possa consentire entro breve tempo di allinearci ai paesi virtuosi del Nord Europa, perché l'Italia può essere di esempio. La Norvegia e l'Olanda sono tra i paesi del Nord Europa che hanno intrapreso la strada della conversione alla mobilità sostenibile, mettendo al bando entro un periodo di tempo differente dall'uno all'altro paese, ma comunque relativamente breve, tutti quanti i veicoli a combustione interna, cioè i veicoli convenzionali. Come si fa a raggiungere questo obiettivo nell'arco di una decina o di una quindicina d'anni? È possibile. È possibile attraverso una politica di incentivi da una parte e di disincentivi dall'altra, aumentando ad esempio il costo del bollo e delle assicurazioni per i veicoli tradizionali, per i veicoli convenzionali, e d'altra parte invece sgravi fiscali per chi compri un'auto elettrica, oppure ancora la possibilità di circolare all'interno dei centri urbani, le cosiddette zone a traffico limitato, il poter parcheggiare l'auto sulle strisce blu, sulle strisce riservate gratuitamente, e poi ancora l'esenzione permanente del bollo. Anche in Italia c'è un'esenzione di 5 anni, ma è facoltà dei comuni estendere questa esenzione per tutta la vita del mezzo. Questo sarebbe un'altra possibilità che andrebbe recepita dal governo centrale, eliminazione totale di tutte quante le spese, di tutte quante le tasse, di tutte quante le gabelle sui veicoli elettrici. Poi ancora una politica di priorità per l'auto elettrica. Come esistono le strisce gialle riservate per alcune categorie protette, come esistono le strisce blu a pagamento, così esistano le strisce verdi che consentono di parcheggiare esclusivamente ai veicoli elettrici. E poi ancora colonnine di ricarica veloce. Una volta un altro degli ostacoli era il tempo di ricarica, ci volevano 8 ore per ricaricare un veicolo, adesso con le colonnine veloci è possibile farlo in 20 minuti, mezz'ora, quindi tempi molto più compatibili. Se ci fosse un accoppiamento delle colonnine di ricarica con dei parcheggi riservati, gli utenti sarebbero incoraggiati ad prendere l'auto elettrica, parcheggiare facilmente e ricaricare. Ricarica dell'auto elettrica che auspichiamo essere gratuita. Questo è un altro provvedimento straordinario. Perché non peserebbe sulla fiscalità generale? Sì, naturalmente, ma
per adesso, per innescare il processo, sarebbe una spesa modesta, perché rispetto ad esempio all'illuminazione pubblica, la ricarica delle auto elettriche sarebbe una voce di spesa secondaria, minoritaria. E poi il grande vantaggio indiretto. Siccome sono tante le patologie che si stanno scatenando a causa delle emissioni delle auto a combustione interna, ci sono dei costi occulti di cui non ci rendiamo conto nell'utilizzazione dei combustibili quali gasolio e benzina, che invece si potrebbero recuperare. Non ci dimentichiamo che la maggior parte delle voci di spesa delle regioni, visto che la sanità è a carico delle regioni, è proprio per spese sanitarie. Se riuscissimo a ridurle, e si ridurrebbero se la qualità dell'aria fosse migliore, potremmo riconvertire quei fondi ad altro scopo, magari uno scopo molto più utile e nobile. Le alternative sono due. Da una parte, continuare in questa maniera, con i vantaggi che indubbiamente comporta la comodità di poter fare rifornimento e di poter percorrere delle distanze anche molto lunghe, cosa che non è possibile fare con l'auto elettrica perché ancora non esistono le infrastrutture, ma dall'altra parte anche la consapevolezza che purtroppo tutti questi vantaggi e tutta questa comodità non potrà essere ancora disponibile a lungo, perché la situazione tenderà progressivamente a degenerare e già adesso ne stiamo cominciando a patire le conseguenze. Mentre nel caso dei trasporti le scelte individuali possono immediatamente ripercuotersi sulle politiche di mobilità, nel caso dell'agricoltura è un po' più difficile individuare un'azione del singolo cittadino per migliorare la situazione di produzione dei generi agricoli. Qualche cosa però si può fare, anche se non si è direttamente coinvolti nella produzione agricola, ed è la selezione dei cibi che arrivano sulle nostre tavole. Ci sono dei generi agricoli che sappiamo essere prodotti con agricoltura intensiva, con un uso massiccio di prodotti chimici come diserbanti, anticrittogamici o concimi chimici. Ebbene, anche in questo caso possiamo orientare le scelte, facendo un'azione collettiva che scoraggi l'uso di questi prodotti chimici, propendendo per altri generi agricoli che non siano trattati in questa stessa maniera, si può dare un chiaro segnale sia alla politica che ai produttori che anche in questo caso è possibile intraprendere una strada più sostenibile e salutare. Questi che vi ho presentato sono dei dati scientifici e come tali incontrovertibili. Ora sta a voi decidere se vogliate continuare a sostenere una politica di incentivo delle fonti tradizionali oppure se premere perché in tempi brevi si possa raggiungere una condizione più sostenibile per la produzione di energia e la sua utilizzazione per il trasporto.